Quante volte siete stati indecisi se acquistare o un piumino in piuma o un piumino in sintetico? Oggi vediamo di dare finalmente una risposta a questa domanda. E innanzitutto però, prima di parlare di quali siano le bottiture, capiamo anche a cosa serve un piumino. Il piumino è quello strato che ci deve tenere al caldo. E qui però dobbiamo subito precisare un aspetto. Non è il piumino che genera il caldo, siamo noi che generiamo il caldo, è il piumino che grazie allo strato d'aria che lo compone ci andrà a tenere al caldo. Questo funziona per il 99,9% dei piumini tradizionali, perché esistono anche dei piumini sul mercato che invece generano caldo. Questi hanno un power bank all'interno che grazie a una tecnologia al proprietario va a generare il caldo e quindi in quel caso è il piumino che ci tiene al caldo. Però oggi noi vediamo i piumini tradizionali, ovvero quelli che grazie all'aria vanno a tenerci caldo, ma perché siamo noi a scaldarli. Ora che sappiamo a cosa ci serve un piumino, iniziamo a vedere i due tipi di imbottiture, iniziando dalla piuma o il piumino, perché sì, c'è differenza tra la piuma e il piumino. Entrambi i materiali vengono presi o dalle anatre o dalle oche, e vi raccomando, quando andate a comprare un piumino, guardate che abbiano la certificazione RDS, perché vuol dire che le piume sono state prese nel rispetto dell'animale. Il piumino come materiale è praticamente un piccolo batuffolo ed è praticamente la parte del collo dell'oca. La piuma invece è la parte, proprio il piumaggio dell'oca, ed ha invece la classica forma da piuma che tutti immaginiamo. La piuma e il piumino dunque all'interno dei nostri capi avranno lo stesso scopo che hanno sull'animale, ovvero quello di tenerci al caldo. Nello specifico, più la piuma è bella ampia, più il piumino riesce a trattenere l'aria, più la nostra giacca sarà isolante e ci terrà al caldo. Questa caratteristica della piuma e del piumino ha anche un'unità di misura, si chiama Fill Power o Queen, e testando letteralmente la definizione che si trova su Wikipedia, non è altro che la capacità della piuma, dato un certo peso, di andare a riempire uno spazio. In parole povere, più è alto il Fill Power, più alto il Queen di un piumino, più questo sarà di qualità. Ma dunque quali sono i pro dei piumini in piuma rispetto a quelli in sintetico? Il pro più grande della piuma è sicuramente quello che, a parità di temperatura comfort rispetto a un piumino sintetico, questo sarà decisamente più piccolo e decisamente più leggero, perché la piuma è molto più leggera del materiale sintetico. Allo stesso modo poi la piuma è anche molto più calda. Se dovessimo prendere un piumino in sintetico con la stessa grammatura di un piumino in piuma, quello in piuma ci terrà decisamente più al caldo. Il secondo pro poi dei piumini in piuma è la loro longevità. Se lo utilizziamo bene, se lo laviamo bene, se lo conserviamo bene, il piumino in piuma ci può durare veramente per tanti tanti anni, rispetto a un piumino in sintetico che magari dopo 4-5 anni può già iniziare a perdere gran parte della sua proprietà isolante. Parlando invece dei contro, un piumino in piuma è sicuramente più costoso di un piumino in sintetico. Utilizzando un materiale che viene da un animale, quindi ce n'è meno disponibilità e vista anche tutto il processo di lavorazione, un piumino in piuma veramente può avere dei prezzi anche doppi rispetto a uno in sintetico. Il secondo punto negativo è che i piumini in piuma, quando è umido o se prendono acqua, perdono tantissimo di proprietà isolante. Cioè possiamo ritrovarci ad avere un piumino in piuma che pesa molto di più perché è inzuppato e soprattutto che non ci tenga proprio più al caldo. Da questo punto di vista diciamo che i vari produttori ci hanno messo un po' una toppa, perché in tantissimi hanno iniziato a mettere i trattamenti di VR, il più classico può essere il Pertex Quantum oppure il Nikvax, che in questo caso tendono a tenere fuori un po' l'acqua in caso di leggere piogge o a tenere fuori l'umidità. Questi però tengono lontano qualche goccia d'acqua, non sono delle vere e proprie giacche impermeabili. Quindi se con un piumino andremo a prendere una pioggia ci bagneremo completamente. Infine, l'ultimo aspetto negativo è che sì, un piumino può durare veramente tantissimi anni, ma a patto che lo curiamo bene. Curarlo bene vuol dire che, per esempio, quando non lo utilizziamo e lo abbiamo in casa, lo lasciamo respirare, non lo teniamo chiuso nella sua sacca. Vuol dire che quando lo laviamo a temperature basse con i giusti detersivi. Prendersene cura davvero è l'aspetto fondamentale. Anche perché nel momento in cui hai magari a tagliare un piumino, se escono tutte le piume, praticamente il piumino è da buttare. Passando a parlare invece di imbottiture in sintetico, qui si apre un mondo, perché di imbottiture in sintetico ne esistono tantissime. Ogni brand possiamo dire che quasi ne ha sviluppata una proprietaria. Sicuramente quella però più diffusa è il Primaloft. Queste imbottiture in sintetico cosa fanno? Vanno semplicemente a replicare quella che è l'azione della piuma naturale. Abbiamo dei filati in fibre sintetiche che andranno a catturare l'aria in modo tale da tenerci al caldo. Il processo è lo stesso, quello che cambia è che invece di utilizzare piume di animale si utilizzano delle fibre sintetiche.
Un aspetto fondamentale che cambia rispetto a quelli in piuma poi è che se nel piumini in piuma abbiamo un indicatore, il fill power, che ci dà modo di capire quanto buono sia un piumino, per quanto riguarda quelli in sintetici non c'è un indicatore, quindi per capire se stiamo acquistando un piumino più o meno caldo dovremmo andare a guardare o la grammatura oppure direttamente la temperatura di comfort che è consigliata direttamente dal produttore a cui utilizzare il piumino. Parlando invece di quelli che sono i vantaggi dei piumini in sintetico, beh, innanzitutto il prezzo, e il prezzo di un piumino in sintetico è sicuramente inferiore rispetto a uno di quelli in piuma. Un altro vantaggio che bisogna assolutamente considerare è che i piumini in piuma ci tengono al caldo anche se particolarmente bagnati o umidi. Quindi se dobbiamo andare in condizioni in cui magari ci può essere un clima umido o in cui potremo prendere anche dell'acqua, sicuramente loro sono più consigliati. Anche perché molti produttori sui piumini in sintetico stanno iniziando a mettere delle vere e proprie membrane per andare anche a proteggerli dall'acqua. Infine un altro vantaggio che secondo me è anche lui molto importante: prendersi cura di un piumino in sintetico è estremamente più facile che prendersi cura di un piumino in piuma. Un piumino in sintetico potete buttarlo nello zaino, dimenticarvene, sì, magari fare attenzione di non tagliarlo e lavarlo ogni tanto, ma a livello di manutenzione veramente richiede molta meno attenzione rispetto a quello in piuma. Parlando dei difetti invece, sicuramente il più grosso è il peso e il calore. Come abbiamo detto prima, un piumino in sintetico a parità di uno in piuma sarà sicuramente più pesante, sarà meno comprimibile e ci terrà anche meno al caldo. Quindi se dobbiamo comprare un piumino per esempio in piuma a meno 20 e in sintetico a meno 20, quello in sintetico sarà sicuramente più grosso e più pesante. Per ultimo infine il difetto più grosso è sicuramente la loro longevità. Tendenzialmente un piumino in sintetico, se trattato bene, comunque dopo 4-5 anni tende a perdere molta della sua capacità di tenere caldo. Quindi rispetto a un piumino in piuma dura decisamente meno. Dunque, in conclusione, quale tipo di piumino vi consiglio? Beh, diciamo che la risposta è sempre la stessa. Dipende cosa dovete farci. Personalmente però penso che per il 90% di noi un piumino in sintetico basti e avanzi. Alla fine nessuno di noi va a temperature di meno 30, meno 40, dove avrebbe senso un piumino in piuma. Allo stesso modo tanti di noi magari vogliono risparmiare budget, quindi sicuramente meglio uno in sintetico. Oppure, allo stesso modo, avere un piumino in sintetico ci permette di poterlo un pochino più maltrattare e non aver problemi di dover stare lì a curarlo per bene tutti i giorni. Personalmente quindi vi consiglio quello in sintetico per il 90% delle attività, che possono essere dal trekking all'alpinismo, anche perché se poi si bagna, come abbiamo detto, tende a tenere sicuramente più caldo. Se invece dovete andare in climi estremamente freddi, quindi magari Himalaya, Antartide, Polo Nord e via dicendo, uno in piuma sicuramente è più consigliato, sicuramente per il suo peso, per il suo calore e anche per il fatto di essere più piccolo. Ma per tutti noi un piumino in sintetico può andare più che bene. È detto ciò ragazzi, una speranza sia stato esaurente e esaustivo anche per questo video, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!